3969, una montagna che non raggiunge 4000 metri per pochissimo, la Grivola, una delle più belle e affascinanti piramidi che abbiamo qui in Valle d'Aosta. La Grivola è una montagna bellissima, simbolo della Val d'Aosta e una delle montagne più belle delle Alpi. E la conosco sicuramente, ho già provato a fare la sud-est, eravamo tornati indietro perché faceva troppo caldo. Si vedono linee dalle montagne, ma poi le montagne bisogna raggiungere. Questa è un'esperienza condivisa dalla macchina alla vetta con tutto quello che ne consegue per arrivarci, per preparare la spedizione, chiamiamola così. Mi piace ricordare una grande guida, Bele Blanc, la ritiene una montagna himalayana e la Grivola ha il suo fascino per questo. Abbiamo bivaccato al bivacco Gontier, grazie alla disponibilità di Eliana e la famiglia Gontier. In questo caso c'è la di lusso perché è uno dei bivacchi più belli in cui io sia stato. Un posto bellissimo, selvaggio, dove non viene mai nessuno. Si è dovuto fare diversi cambi assetto, partenza con le pelli, poi subito un pezzo ramponi, poi di nuovo pelli. E l'ultimo tratto picca ramponi. Non ero assolutamente nelle migliori condizioni, ho avuto un incidente 2 mesi fa e ho 2 tendini della spalla lacerati, quindi ero in dubbio fino a ieri se venire o meno, poi mi hanno tirato un po' in mezzo e vai. Si arriva in cima a una montagna grazie a una squadra. Grazie a Alfredo, Lete e Edo che hanno fatto la prima traccia salendo e ravanando e con Luca e il sottoscritto siamo arrivati in cima. Grande Alfred, super, grande Edo. È stata una salita abbastanza lunga, di 6 ore, è stata una gran soddisfazione ed emozione raggiungere questa vetta che vedo sempre da casa mia e che era già da tempo che volevo raggiungere. La montagna ti dà tanto, ti prende tanto, a volte ti prende amici e quando sei lì in cima il pensiero corre, però poi quando sei in cima devi concentrarti sulla discesa perché non puoi sbagliare, però li senti vicini.
discesa nord-ovest, si divide diciamo in tre parti. La prima parte che è sospesa su sulle barre rocciose e non si riesce a passare in modo diretto, ma bisogna girarla. E per passare quindi da questa prima barra alla seconda, comunque c'è un passaggio abbastanza tecnico. Alfredo, Ale e Edo hanno fatto invece una via più diretta in mezzo a un canale, in mezzo alle rocce. Io ero, sono stato contento di averla sciata in questa maniera, perché comunque era come io l'avevo immaginata, la mia discesa sulla nord-ovest, io la vedevo così. E io e Luca siamo rimasti invece su una spina naturale che era praticamente la via di andata con neve polverosa. Oltre ad essere una montagna di prestigio con delle linee bellissime, la nord-ovest, quella che abbiamo sciato oggi, è la linea più facile della Grivola, però abbiamo trovato delle condizioni incredibili, veramente invernali, abbiamo tirato dei curvoni, siamo divertiti tantissimo. Era 3 anni che non si faceva, e bella soddisfazione, però massimo rispetto e umiltà per questa montagna, che è veramente una montagna di fatica, di conquista, di vita.